Radio Radicale, siamo con la Presidente della Commissione Difesa del Senato, Laura Garavini, di Italia Viva, che per parlare un po' del caos del decreto elezioni che è passato con 158 voti oggi qui a Palazzo Madama. Allora, che impressione ha tra quello che è successo ieri ed oggi? C'è stata una disattenzione della Vicepresidenza oppure ritiene che è successo, è accaduto l'imponderabile? Il punto è che le opposizioni chiaramente usano ogni occasione per mettere in difficoltà la maggioranza, usando appunto anche cavilli, strategie formali. Devo dire che mi pare il periodo meno opportuno per strumentalizzazioni di questo tipo, perché è chiaro che anche rispetto ad un provvedimento come questo stiamo cercando di tenere conto della situazione, che continua ad essere comunque una situazione complicata per il Paese. Credo che nessuno sia contento del provvedimento che vede una sorta di Election Day, quindi la compattazione in un'unica giornata di tutti gli appuntamenti elettorali che ci aspettano. Quindi, ripeto, è chiaro che si cerca sempre di fare il minor danno possibile, anche perché è chiaro che un giorno di voto comporterà per forza di cose la chiusura, per esempio, anche delle scuole. Quindi rispetto ad una ripresa nella quale tutti siamo molto premurati a fare ripartire le scuole il più presto possibile e a lasciarle anche aperte senza appunto incorrere in voti e cose varie, l'Election Day diciamo che è un po' il male minore. Posso anche capire le opposizioni che pongono invece tutta una serie di questioni, però ripeto, credo che sia una fase politica nella quale sarebbe necessario invece la compattezza e il più possibile il tentativo di dare risposte al Paese, di affrontare anche le cose che sono da affrontare, tipo appuntamenti elettorali, che sono chiaramente espressione della democrazia, senza invece utilizzare appunto formalismi che anche all'esterno danno l'impressione di un governo, di un paese che, o di una squadra dirigente non all'altezza della situazione. Quindi ci augureremmo che non dovesse essere così. Senta, 158 voti, zero contrari, però insomma sono 158 voti. La preoccupa questo numero, considerando che tra ieri e oggi c'è stata una mobilitazione della maggioranza? Beh, era oggettivamente molto complicato comunque oggi, dal momento che tutti i colleghi ieri sera davano per scontato che i lavori d'aula fossero terminati, Ed quindi erano già partiti erano alcuni? già partiti, eravamo già partiti molti di noi, è chiaro che insomma, si mobilitano anche per essere poi sul territorio, anche in vista di Lei non stava tornando in appuntamenti. Germania? Di E beh, io anch'io ero già in procinto di, andare in quindi Germania? è Ah, ho certo, capito. proprio perché insomma, chiaro abbiamo anche settimane di lockdown alle spalle, quindi è bene che sono tempi molto Certo, complessi. certo. Quindi è davvero notevole, anzi è un segnale di forte compattezza da parte della maggioranza che è riuscita comunque oggi, nonostante la difficoltà e nonostante il tentativo delle opposizioni, è riuscita comunque a dare un segnale di grande compattezza. Senta, quanto le è costato votare questo decreto? Lei che è una deputata eletta all'estero, io ricordo che lei insieme ad altri parlamentari eletti all'estero eravate venuti a Montecitorio per presentare una proposta di legge di una commissione per gli italiani all'estero che cercava in qualche modo di superare lo squilibrio che si veniva a creare col fatto che venivano tagliati posti di parlamentari eletti all'estero. Assolutamente, anzi è indubbio, io continuo ad avere tutte le mie riserve sul referendum. È chiaro che appunto un election day che vada a prevedere il voto del referendum unito alle regionali è ulteriormente sfavorevole, quindi capisco anche i colleghi, oltre che delle opposizioni, anche promotori del referendum stesso, perché è sicuramente una soluzione molto infelice. E tra l'altro proprio gli italiani all'estero avranno ulteriori difficoltà perché dobbiamo considerare che ci sono paesi a livello mondo che sono interessati oggi da un lockdown massiccio, quindi anche proprio l'espletamento delle operazioni di voto, la predisposizione dei plichi da parte dei vari consolati che in questa fase in alcuni paesi, faccio un esempio il Brasile, sono chiusi, quindi ci saranno indubbiamente difficoltà logistiche operative. Però, ripeto, il problema è che bisogna davvero cercare di fare necessità virtù. Ecco che non mi sentivo e non è stato mio, diciamo, intento quello di creare, diciamo, difficoltà varie rispetto alla scelta che il governo sta andando a fare rispetto a una giornata elettorale che preveda invece
tutti i voti regionali, amministrative e referendum in una sola giornata. Bene, grazie come sempre alla senatrice Laura Garavini, Presidente della Commissione Difesa di Italia Viva.